Invece stamane che ringraziamo sono venuti a confrontarsi con noi, perché poi Toninelli, il confronto è anche un po' un modo per raccontare agli elettori, no? Che cosa avviene adesso, al di là delle schermaglie politiche. Non so, non pensa sia stata un po' un'occasione persa questa? Ma io penso che i confronti televisivi non è che siano così importanti. E ritengo che la gente non chieda tanto confronti televisivi quanto confronto con la gente. Il dato di fatto è che Luigi negli ultimi due mesi è praticamente trasferito la residenza in Sicilia, è sempre stato al fianco di Giancarlo, è sempre stato in mezzo alla gente, nelle piazze, nei mercati, insieme all'associazione, agli imprenditori, a tutte le associazioni di categoria. Io penso che questo sia il confronto migliore. Ha fatto bene, le dico, a cambiare idea. Perché, diciamo, trovare un partito che arriva intorno al 10% con un leader messo in discussione significa che non è più necessario confrontarsi con lui e significa di conseguenza che devono trovare un proprio candidato. Perché tutto parte con un tweet di sfida proprio di Di Maio a Renzi. Sì, ma chi poteva prevedere che noi arrivavamo al 35% e che il Partito Democratico arrivava un terzo di questi voti? È lo stesso Partito Democratico centro-sinistra oggi a mettere in discussione la leadership di Renzi. Luigi Di Maio è il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Se dovessimo vincere le elezioni sarà lui ad andare da Mattarella a chiedere il mandato e ad andare in Parlamento a chiedere il voto per approvare un programma elettorale. Oggi Renzi non lo è più. Si sapeva comunque che il Partito Democratico sarebbe arrivato terzo, cioè si sapeva della coalizione di sinistra. Però ci rendiamo conto che la lista del candidato del Partito Democratico in Sicilia non ha superato la soglia di sbarramento, quindi noi dobbiamo anche essere coerenti con noi stessi. Quando è stata fatta la proposta, Renzi poteva essere un interlocutore per il governo del Paese, oggi Renzi non lo è più. Mi viene anche una battuta da fare, però, molto velocemente. Si ricordi una cosa, che nel 2016, durante la campagna referendaria, Renzi non accettò un confronto con Di Maio e Renzi lì era forte, ricordiamoci, 2016, perché non era, detta di Renzi, una figura importante del Movimento 5 Stelle. Quindi diamo l'importanza alle cose. Però cioè, allora non venne data importanza, oggi è data un'enorme importanza ad un confronto televisivo. Adesso poi vado da migliore, però questa invece, allora Di Maio era un esponente, era un po' uno vale uno, no? Oggi invece noi ragioniamo di un politico, no? Però lei sta dando la stessa giustificazione che io sto dando nei confronti sto cercando di capire, no? Perché in qualche modo comunque Renzi resta il segretario del partito che ha la maggioranza nel governo in questo momento. No, però a noi interessa che abbia la maggioranza nel paese. Oggi il Partito Democratico di fatto non esiste più e non è un interlocutore. Se domani il centro-sinistra, perché ha fatto una legge basata sulle ammucchiate di partito, avrà un candidato di coalizione al centro-sinistra, sarà bene felice Luigi Di Maio a confrontarsi. Ma oggi Renzi non è più il leader del centro-sinistra. Ma la questione su un tema specifico non ci si può confrontare. Con il capo politico della nostra organizzazione qual è il problema? Forse che ci perde. Quando ha finito io le rispondo con molta tranquillità. No, ma infatti allora, siamo tranquillissimi. Migliore, io le polemiche le lascio a voi. Io capisco che abbiate trovato un argomento, quello di un confronto televisivo. Un confronto televisivo per cercare di offuscare una sconfitta elettorale clamorosa che evidentemente ha portata nazionale. Ma volevo dire una cosa. Io non accetto, Migliore, che venga additato Luigi Di Maio come uno che ha paura che scappa. Luigi ha visitato quasi ogni singolo comune dei 360 comuni della Sicilia. Matteo Renzi, che ha preso un treno, non come lo prendemmo noi, prendendo il biglietto dei treni intercity regionali per andare in mezzo ai pendolari e fare la campagna del referendum del 2016, ma se l'è affittato con i soldi dei finanziamenti pubblici che prende il Partito Democratico, non è neanche non ha neanche fatto una tappa in Sicilia. Quindi io le dico, Di Maio e il Movimento 5 Stelle ha avuto un enorme coraggio a mettere faccia, impegno, amore, passione, dedizione, ha perso 7 kg Luigi per girare tutta la Sicilia. E poi Renzi non va in Sicilia perché in Sicilia si perde. Tra i due il codardo, mi lasci dire, che è Renzi che non ha messo la faccia sulla Sicilia. Allora, mica un confronto televisivo perdere. Cioè, questo lo capirei se non fosse stato Di Maio a chiederlo. Mi fa piacere che è stato Di Maio a chiederlo venerdì. Ma Luigi ha cambiato idea perché sono cambiate le condizioni. Allora, posso ripeterle una cosa? Sono cambiate quando il centro-sinistra avrà chiarito al proprio interno le proprie dinamiche di potere e avrà partorito un candidato premier, Luigi ha le braccia aperte ad accogliere il confronto. Oggi l'interlocutore Renzi non va accreditato come leader di un centro-sinistra che non esiste. Mi pare abbastanza coerente. Ma voi volete vederla come volete.
volete. Ma noi come forza politica in Sicilia valiamo molto di più del Partito Democratico, di tutta la sinistra messa insieme. Toninelli, ma questo diciamo l'hanno deciso gli elettori e noi accettiamo il risultato. Capisce qual è la differenza? Allora, noi accettiamo i risultati, voi non accettate di confrontarvi. No, è una questione molto semplice. Infatti noi cerchiamo, sulla base anche dei nostri errori, tra l'altro la differenza con la situazione nazionale, sai qual è? È che noi non potevamo vantare dei buoni risultati sul governo regionale della Sicilia, mentre invece sul governo nazionale... Adesso arriviamo alla Sicilia, restiamo dal Di Maio che si è dimagrito, perché questa cosa mi preoccupa. Anzi, buongiorno, forse proviamo Serena. Un po' di invidia, buongiorno Sergio. Allora, una battuta per drammatizzare ci vuole sempre. La mattina vediamo il Di Maio. Sì, che Di Maio detto... tra l'altro ieri ha parlato a Palermo per applaudire il proprio candidato Cancelleri, ma ha anche voluto rimarcare il perché, appunto, secondo il 5 Stelle, secondo lo stesso Di Maio, Renzi non è più il leader del Partito Democratico, ma soprattutto della sinistra. Guardiamo quel passaggio. Nei prossimi 4 mesi il nostro interlocutore o il nostro competitor non è né Renzi, né Berlusconi, né Salvini, né Lameloni, né Grasso, né Bersani o chi che sia. Il nostro interlocutore è colui che in questo momento, in questo paese, non crede che si possano cambiare le cose ed è o indifferente o allo stesso tempo decide di non andare a votare. E si sta aprendo una guerra interna alla coalizione di centrosinistra per mettere e decidere chi debba essere il candidato premier del centrosinistra. Quindi Matteo Renzi oggi non solo non è un interlocutore, ma probabilmente nei prossimi 15 giorni nel loro partito o lo rimpiazzeranno o lo metteranno in discussione. E visto che si parlava di sdrammatizzare, c'è un confronto che vogliamo che Sergio esatto, vi vuole far vedere. Noi non vedremo loro due, l'uno di fronte all'altro, che se le canteranno di santa ragione, ma vedremo che se le cantano, magari a distanza, in questo servizio che ha realizzato Radio Rock. Sdrammatizziamo appunto, guardate. In questa notte di venerdì tu sei pazza, perché non parti per un weekend? Pazza, tu sei pazza. Cosa ti manca? Cosa non hai? Se la vita vuoi dire un giorno da leone, la tua corsa finisce qui, perché no, si pazza, tu si pazza e mi scassato casa. Vabbè, diciamo, stendiamo un velo pietoso su queste performance. Direi due. Diciamo, okay, due veli pietosi, un velo diciamo complessivo che univa insieme per una volta i due leader. Però Antonio, il tema rimane adesso, a parte che diciamo, a noi fa piacere avere i confronti televisivi perché pensiamo che comunque sia uno strumento di democrazia e sia uno strumento di informazione per i telespettatori. A questo punto Di Maio, con chi lo farà questo confronto secondo lei? Ma io non, con Salvini? Con Berlusconi? Con tutto rispetto, a me questa domanda non interessa, ma non mi interessa neanche la risposta. È vero, i confronti televisivi, per l'amor del cielo, lo dico a lei che viene nei programmi ma televisivi, abbiamo no, quindi, insomma, davanti è anche giusto, a casa, 4 mesi un'idea di tempo per spiegare che cos'è che ci delude e che ci amareggia e che ci fa soffrire della Sicilia, che più del 50% dei cittadini siciliani aventi diritto non sono andati a votare. Sono cittadini che probabilmente sono scoraggiati e che hanno un mantra dentro il proprio cuore, la propria testa, che dice così fanno tutti, sono tutti uguali. Ma io le dico umanamente, ma noi non siamo uguali, noi possiamo avere tutti i difetti del mondo, ma non abbiamo mai rubato un centesimo e la ragioniamo e lavoriamo rubato sempre stando dalla parte dei cittadini. Toninelli, gli altri hanno tutti rubato allora? Ma rubato in senso metaforico, mi creda, quando io vedo che a Messina il figlio di Franco Antonio Genovese, condannato in primo grado per 11 anni per un reato gravissimo di frode, di truffa, per i corsi d'oro, cioè prendeva soldi dall'Unione Europea per fare dei corsi di formazione ai giovani siciliani e se li teneva in tasca, è stato il più preferito. Io ho paura quando vedo che ci sono degli impresentabili, cioè Musumeci, il figlio, lui non è più nel Partito Democratico, il figlio si è candidato esatto, con Forza bravissimo Italia, arrivava dal Partito Democratico, allora grazie al Movimento Sociale è stato cacciato dal Partito Democratico. Toninelli, ovviamente il dato dell'astinenza l'astensione alle urne è ovviamente un dato impietoso, no? Ed è un po' una sconfitta per tutti questa, anche la sentite anche voi sulle vostre spalle come Movimento 5 Stelle, che dovrebbe dovuto raccogliere anche un po' insomma, diciamo, il voto dei delusi. Allora, il Movimento 5 Stelle nasce il 4 ottobre 2009, visto il servizio che era il primo V-Day, sì, per precisare, non abbiamo ancora compiuto diciamo i 10 anni.
No, è una delusione certamente, mi dispiace molto per il popolo siciliano che aveva una grande opportunità. Sa perché non ce la sentiamo addosso? Perché abbiamo dato l'anima, c'erano consigli comunali, municipali, regionali, parlamentari, nazionali, europei. Siamo andati in massa in Sicilia, c'era Luigi e Giancarlo Cancelleri che facevano la loro campagna, diciamo, principale, riempivano le piazze delle principali città, e gli altri che andavano magari nei comuni piccoli, andavamo col volantino nel bar, andavamo nella bottega, andavamo nel mercato, abbiamo girato tutta la città. E siamo arrivati a un punto dove chiedevamo, non, ma anche perché è contro il nostro DNA chiedere il voto, noi chiediamo partecipazione, poi se vuoi votare un altro, votati pure un altro se ti senti meglio rappresentato. E gli ultimi giorni chiedevamo, andate a votare, perché la Sicilia è difficile, la Sicilia c'è la mafia, la Sicilia c'è la clientela, la Sicilia nonostante tutto ancora gli impresentabili, che erano principalmente nella lista vincente di Musumeci, una serie di indagati, c'era un sindaco di Priolo che è stato arrestato, dimessosi da sindaco, era ancora nella lista di Musumeci, c'era quel Micciche che tutti conosciamo, che ha detto Musumeci non conoscevi i candidati perché li ho fatti io, Musumeci ha fatto l'accordo con me, ma io avevo la penna per scrivere i nomi dei candidati, è una follia. Noi dicevamo ai siciliani, andate a votare, quindi che cosa faremo da qua a quando si andrà a votare alle politiche? Non avremo come interlocutore Renzi e Berlusconi, loro è ovvio che siano il passato, a me dispiace che alcune persone possano credere ancora in loro, perché i fatti dimostrano che hanno già fallito. Noi andremo a parlare con chi oggi è sfiduciato, allora, ha perso la fiducia. La prossima volta non vedremo migliore qui, ma vedremo 5 Stelle col centrodestra. Io glielo chiedo quando vuole, lo facciamo. Ma quando mi invitate vengo con piacere. No, io noi sempre invitiamo, non figuriamoci. Mi fate parlare, c'è possibilità di esprimere i propri concetti, non vedo perché non esserci. Quindi anche in confronto col centrodestra, finora non l'abbiamo visti questi confronti. Sì. Anche perché anche stamane Berlusconi dice noi e loro, cioè centrodestra 5 Stelle. Però un tema esiste, cioè un sistema che comunque avvantaggia le coalizioni. Lo so, dice Toninelli. Quindi voi non pensate. Ma non solo le coalizioni con un leader unico e con un programma unico, le coalizioni con ognuno un proprio leader, ognuno un proprio programma. Però, per questo che i cittadini non vanno a votare, perché dicono io sto votando quello che mi piace, perché mi rappresenta, intanto voto Sicilia, anche un altro leader che non mi rappresenta. Il candidato presidente, Madonna. Purtroppo le ragioni della coalizione sono più complicate. Sai che lei mi sono diciamo, specializzato in legge elettorale, sì. E ho fatto il classico studio comparato. Sa che non esiste alcun paese in Europa, poi riuscirò magari a studiare anche al di fuori dell'Europa, certamente non negli Stati Uniti, dove si fanno le coalizioni prima delle elezioni. Perché ognuno almeno, in tutto, in Francia, in Germania, in tutti quelli i sistemi, sia proporzionali, sia maggioritari, ma si faceva il listone, cioè uno era obbligato a mettersi insieme e la X era unica. Però adesso trovi un contenitore cosa, grande così. Cerchiamo di guardare avanti. No, Toninelli, non era così. Io c'ero quando abbiamo fatto il Mattarellum. Cerchiamo di guardare avanti, no? Cerchiamo di capire cosa accadrà, visto che si andrà a votare a marzo o a maggio. Lei preferirebbe votare a marzo o a maggio, migliore? Ma io penso che fatta la legge di stabilità sia giusto chiedere agli elettori. Subito, assolutamente. Marzo, vabbè. Fatta se su questo siete d'accordo. Fatta anche, i vitalizi sono già stati aboliti, fatta la riconversione del vitalizio secondo il sistema 2200 ex parlamentari prendono in mezzo. Secondo la legge Richetti. Contributivo. E secondo la legge Richetti bene, che dai, voi diciamo, che bisogna capire se si farà migliore, perché lei va bene, insomma sì. Non è che sarà. Noi il voto pulsante, dito sul pulsante verde l'abbiamo però, già però allora diciamo voi entrate in Parlamento, no? Sì. A meno che non prendiate il 51%, io ve lo auguro come lo auguro al Partito Democratico, insomma in modo equidistante, entrate in Parlamento, metti che anche che siete il primo partito, no? Poi che fate? Che ci fate con tutti questi voti che avete preso se non arrivate al 51% per governare? Allora, questa legge è talmente pessima che necessita di arrivare al 45% per poter governare. Però capiamoci, la prima forza politica ha il diritto di essere la prima ad andare a parlare con il Presidente della Repubblica. E sa che cosa fanno gli altri paesi? Anche laddove non c'è una forza politica che vince la maggioranza da sola del Parlamento, i programmi. Dobbiamo spostare l'asse, l'attenzione, non sulla vicinanza di poltrona, ma sulla vicinanza di programma. Noi mettiamo un programma a favore delle piccole e medie imprese, contro il dissesto idrogeologico. Quindi lei dice, il reddito di cittadinanza è di sinistra, come fa il centro-sinistra a dire no? L'abolizione di Equitalia è di centrodestra, ma la Equitalia l'ha istituita a centrodestra. Cioè bisogna fare un salto di qualità, elevarsi. Quindi lei tra... Lei, no, perché mi l'abolizione interessa, l'abbiamo fatta noi dell'Equitalia. È una cosa di sinistra. Quindi lei immagina, lei va da Mattarella, Luigi Di Maio va da Mattarella con rappresentanti della forza politica, torna in Parlamento e chiede i voti. Immagina di prendere più
più dal centro-sinistra a questo punto? Io voglio che i parlamentari, rappresentanti del popolo, se in campagna elettorale hanno detto che volevano abolire effettivamente Equitalia, che vogliono fare misure, abolire ad esempio l'IRAP, che vogliono introdurre un reddito di cittadinanza, in quel momento, se fai, arrivi in aula con un accordo, con un programma serio e dici noi abbiamo 10 punti, il governo salvo decretazione d'urgenza in casi d'urgenza, queste 10 cose farà, però chi è d'accordo dire una cosa, e chi no. Perché non vorrei che ci fosse, diciamo, io vorrei che il Movimento 5 Stelle facesse almeno un programma innovativo. Se dice abolire l'IRAP l'abbiamo già fatto noi, se dice abolire Equitalia l'abbiamo già fatto noi, se dice fare un reddito per le persone più deboli lo abbiamo già fatto noi con il REI. Questo è il punto, caro Toninelli. Allora, voi potete esprimere tutto ovviamente quello che ritenete, però almeno non ritenete di dover rifare le cose che abbiamo già fatto, anche perché ci manca solo che dite che volete fare le unioni civili, ma queste le abbiamo già fatte noi. Allora, questo è il punto. Con molta, pacatezza. No, con molta pacatezza. Non può dire migliore che il PD ha introdotto il reddito di cittadinanza. IRAP, abbiamo introdotto il reddito per le persone meno abbienti. Ci abbiamo messo un miliardo e 600 milioni e stiamo intervenendo sui problemi della povertà reale. Voi non avete ancora detto dove prendereste i 20 miliardi necessari per fare la misura. Adesso avremo tutto il tempo di no sul reddito di cittadinanza, se no poi dopo dobbiamo stare qui, tanto avremo tutto il tempo. Io poi penso che bisogna far crescere l'occupazione innanzitutto. Domanda su Ostia, perché questa è una domanda politica. Allora, stamane sul Corriere della Sera abbiamo visto che a Ostia c'è un testa a testa, anzi no, c'è diciamo la candidata del Movimento 5 Stelle che ha, mi sembra, 3 punti in più, Giuliana Di Pillo, 55 anni, in testa, e va al ballottaggio con Monica Picca, 46 anni, che guida la coalizione di centrodestra. E cioè, tutti abbiamo discusso di questo fatto, appunto, di Casa Pound, che ha preso il 9%. Casa Pound è un movimento che si autodefiniscono i fascisti del terzo millennio. Stamane il leader Marsella non esclude lo sgambetto, tra virgolette, al centrodestra, voti a Grillo è possibile. Lo chiederò anche all'esponente del centrodestra che avremo poi in studio, quindi per par condicio lo chiedo anche a lei. Allora, i voti sono degli elettori. Io non ho, il Movimento 5 Stelle, quando nei comuni non è arrivato a ballottaggio, non ha mai detto votate un competitor piuttosto che l'altro. Quindi io non accetto e non do significato a chi dice potremmo appoggiare l'uno o l'altro. Il Movimento 5 Stelle ad Ostia è andato alla grande, anche lì siamo amareggiati del fatto, ma dopo 2 anni di commissariamento perché è stato sciolto per mafia con il mini sindaco del Partito Democratico Tassone, che è stato condannato in primo grado per i reati collegati a mafia capitale, era una conseguenza abbastanza logica di scoraggiamento. Ma ciò non significa, allora noi ora chiediamo ai cittadini di Ostia, 230.000 abitanti, è un municipio, ma è importante. Ma i voti sono dei cittadini, ma di cosa stiamo parlando? Noi a Ostia vogliamo, la prima cosa, aboliremo il lungo muro, che è un'oscenità. Per chi è andato ad Ostia, che sta camminando sul lungo mare, non riesce a vedere il mare perché c'è questo lungo muro che ti cancella la vista al mare, che è una follia. La sicurezza, telecamere, maggior numero di polizia municipale. Noi vogliamo reintrodurre la legalità, ma sapete che ad Ostia abbiamo i nuovi cassoni perché le immondizie e i rifiuti sono meglio gestiti di prima e ce li hanno incendiati. Ci sono delle situazioni pericolose. Poi mi pare che la candidata non si sia molto, diciamo, amareggiata del fatto che ci sono alcuni, diciamo, personaggi, io dico impresentabili, ma molto di più, che hanno su Facebook, l'hanno appoggiata su Facebook. Ma lì c'è un clan, c'è un clan Spada. Casa Monica, devi fare Casa Pound, dice. No, c'è il clan Spada, sì, che lo conosciamo, collegato a Casa Monica. Oggi apprendiamo dalle parole di Migliore che il Partito Democratico per anni, perché Mafia Capitale non è che è arrivata 2 anni fa, 1 anno fa, c'era da anni, per anni ha avuto al proprio interno amministratori, assessori, esponenti di partito, delegati, nominati nei CDA, ma aveva le orecchie tappate, gli occhi bendati e aveva pure, ed era pure bloccato, perché non si è accorto che stavano facendo, ed hanno fatto, adesso mi lascia parlare, pulizia, 15 miliardi di euro, ripeto, perché bisogna anche ripetere alcune cose, 15 miliardi di euro di debito perché hanno scarnificato Roma, le tasche dei romani, i soldi pubblici italiani che andavano a Roma. Però dopo, quando è arrivato il magistrato, oddio, cosa è successo? No, è successo, è vero, che hanno, si sono mangiati tutto, non ma bastava andare ad Ostia per vedere quello che stava accadendo. È vero, perché...